Sindaco, allora buone notizie perché sono arrivati altri soldi per il porto. Sì, sono 3 milioni sbloccati dal Ministero delle Infrastrutture, quindi del Ministro Matteoli, molto importanti perché sono quella parte del cosiddetto secondo straccio dei lavori del porto che danno piena funzionalità da subito all'ampliamento del porto, ovvero il dragaggio della darsena, si chiama una volta darsena nuova, chiamiamola darsena insabbiata, comunque la darsena che deve diventare la darsena commerciale, intesa così per la buona pace dei pescatori, darsena commerciale per le attività di carico e scarico delle navi che arrivano nel porto. Nel senso che poi l'attività di pesca può essere collocata nella maniera più opportuna anche per difendere questo settore della piccola pescola che è prezioso, molto apprezzato anche dai turisti e dai pescatori. Però ecco, permetterebbe di togliere tutto il traffico delle merci dalla calata Caiduiglio a dove deve andare, cioè fra i due porti, con un vantaggio innegabile per chi è residente di quella zona che da anni subisce ovviamente il peso del traffico, dei passaggi, delle polveri, via dicendo. Siccome i soldi sono disponibili da subito e il progetto non è di una è un progetto di dragaggio, quindi non sono calcoli strutturali, cose particolari da fare, è compatibile che anche questi lavori si abbinino ai lavori principali di ampliamento del porto che stanno procedendo con grande speditezza, per avere quindi l'ampliamento compiuto non solo nelle forme ma anche nella sostanza, che è il cambiamento di uso del porto, con nuovi spazi acqua per il diporto, con una credo maggiore qualità dell'insieme degli interventi e con la buona soddisfazione di tutti, di chi, a cominciare dai consiglieri comunali che sono organizzati anche all'interno dell'osservatorio, alla parrocchia che è sempre molto attiva, presente e attenta da questo punto di vista, al comitato dei cittadini, eccetera, che possono trovare soddisfazione nella soluzione di questo annoso problema.